questo video. E-commerce? Sta barca ha la piscina, questa con il canestro è spettacolare. Sta succedendo dentro di te. Passo sopra. Ciao a tutti, sono di nuovo io. Benvenuti in questo nuovo video. Storicamente, la differenza tra ricchi e poveri è stata una costante presente in quasi tutte le società. Questa disparità è sempre stata influenzata da una serie di fattori, tra cui la distribuzione di risorse, le opportunità, il potere politico-economico e le condizioni sociali. Le principali differenze tra ricchi e poveri nella storia sono state sempre l'accesso all'educazione e alla sanità, l'accesso alle risorse, le condizioni di vita, l'accesso all'arte e alla cultura, forse una delle cose più importanti. Senza cultura non si fa niente. E infine la mobilità sociale, ovvero la possibilità di cambiare la propria posizione economico-sociale, cosa che è stata sempre più complicata e limitata per i poveri, ovviamente. Insomma, i ricchi lottano per vincere e i poveri lottano per sopravvivere. Tipica frase che abbiamo sentito almeno un milione di volte, ma che descrive alla perfezione l'andamento di questo mondo. Per capire tutto questo discorso, quest'oggi ho deciso di venire qua, nel Principato di Monaco, secondo stato più piccolo al mondo, subito dopo la Città del Vaticano, ma con la densità di milionari maggiore al mondo, ovvero con un 29,21% di milionari per abitanti. Ciò vuol dire che quasi una persona su tre possiede almeno un milione. In un mondo in cui la ricchezza materiale oramai la fa da padrone, questo 1% della popolazione saprà qualcosa che noi 99% non sappiamo. Ci sarà qualche segreto o trucco che noi ignoriamo? Qua per scoprirlo. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi farò un video che svolterà la vita sia a me che a voi. L'obiettivo maggiore di quasi tutte le persone e fare i soldi, diventare ricchi in questa città, ovvero Monte Carlo. Sicuramente quella gente sa qualcosa che noi comuni mortali non sappiamo. Lo andremo a scoprire insieme. Raga, le strade sono strettissime, c'è una paura fottuta di fare un incidente. Ok, adesso inizio a riconoscere Monaco. È arrivato il momento di mettersi in gioco. Allora io inizierei facendo un piccolo tour delle macchine. Beh, c'è la zentorna di GTA. Sta carina, Lumberjumper, eh? Molto carina lei. Diciamo che il problema maggiore potrebbe essere quello di riconoscere chi è milionario, anche perché cioè non penso di potergli andare a chiedere bro sei milionario, cioè magari se vedo qualcuno salire in qualche macchina vado un attimo e cerco di fermarlo. Ma bro, quella frana del futuro. Io ho parlato con quello, il proprietario di quella Lambo, la SV, l'Aventador SV, non so se si vede, proprio quella là, che è quella di prima. Solo che purtroppo gli ho chiesto posso farti il video e lui mi ha detto di no. Però allora gli ho detto vabbè, senza video posso chiederti come hai fatto a fare i soldi? E lui mi fa, ho creato un brand, il brand che c'è scritto sulla portiera. Cercando su internet è questo il brand, ce la possiamo far tutti ragazzi. Il primo in qualche modo, e abbiamo chiesto, minchia, quella era la macchina forse più bella che c'era lì. E guarda, adesso dopo il primo approccio sono gasato nero e ne chiuderemo tanti altri, però bisogna sperare che si fermino un attimo, che questo per miracolo di Dio sarà fermato un attimo in questo posto qua, non so perché, solo che non voleva farsi filmare e per sbaglio non ho fatto partire il video. Raga, tutte belle le Lamborghini, ma quella macchina, ok, visto che lì era davvero complicato trovare qualcuno che fosse in macchina, perché la lasciavano tutti i parcheggiatori cambiando location. Ed ecco per l'appunto che ritroviamo lei. Raga, io ho visto che la 2 c'era qui, io ho schiacciato 2 sulle cazzo. Che cazzo sono, ragazzi? Ma la tentazione di andare di là è davvero forte. Ok, io
Gli ho detto che stavo cercando informazioni per stasera. In qualche modo sono diretto qua. E nel prossimo video vedrete anche perché. Non vuoi fartela una serata in discola solo a Monte Carlo? Non vuoi fartela, cazzo. Io sì che me la faccio. Ma adesso torniamo al video. Gira di qua, gira di qua. Prossima preda. Sorry, can I ask you one question? What is the secret of the millionaires? I don't know, ask the millionaires, I'm billionaire. La bro la tocca pianissimo. Era quella signorina là, billionaire, che probabilmente l'avrà fatti con i soldi di papà. Però vabbè, io non giudico, sinceramente lei ha una Urus e io non c'ho un cazzo. Seconda preda, direi che questo è lo spot giusto. Can I ask you one question? Yeah. It's for my YouTube channel. Can I film you or not? Okay. What is the secret of the millionaires? For do a lot of money. Believe in myself. Wake up early and just work. Just work? Yeah. What work you do for do all this money? Internet marketing. What in internet marketing? E-commerce. If I can e-commerce. E-commerce? E-commerce? It's just real. Just real. And you sell the course or not? Not really. Not? No. You are not the guru online? No. And you, what you sell in your e-commerce? Everything. Everything? Yeah, everything you just need. Okay. Everything you need. Thanks. Goodbye. What is your Instagram? Questi qua erano dei milionari di New York, a quanto pare facciano e-commerce. Sto video sta spaccando. Diciamo che il mio inglese non è il massimo, però vabbè, ci provo. Finché mi capiscono va bene. Vorrei dare un piccolo insegnamento di vita per quello che mi è appena successo. Ovvero, ero là al casino, la cosa non funzionava, stavo perdendo la voglia, stavo perdendo l'interesse, stavo perdendo anche le speranze. Stavo per mandare questo video in fumo, cioè perché nessuno, non trovo nessuno e quindi non c'era contenuto, diciamo. Ho cambiato posto e adesso ho avuto due clip che l'hanno svoltata. Questo per dirvi semplicemente che magari la vostra idea non funziona da una parte, però magari da un'altra spacca. Quindi se non funziona un qualcosa, non è detto che sia per forza sbagliato, magari sei semplicemente nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Credeteci fino in fondo, sempre, cazzo, sempre. Can I ask you one question? It's for my YouTube channel. I ask to the millionaires what is the secret for do a lot of money. No? Okay, sorry, goodbye. Se l'idea non funziona da una parte, però magari da un'altra spacca. Secondo giorno in cui cerchiamo di capire qual è il segreto dei milionari. Ho voluto iniziare questa giornata sfruttando già un consiglio che ci hanno dato ieri e quindi mi sono svegliato presto questa giornata facendomi 8 vasche, anche se fa freddissimo. Risveglio muscolare fatto, adesso si torna in missione, perché di queste piscine ne voglio 20 e mie. Quindi andiamo a scoprire questo segreto, dai. Quest'oggi cambieremo anche un po' location, essendo che c'è tipo talone delle barche tra qualche giorno, quindi ci saranno tante barche molto interessanti. Questa è la situa. Là ci sono già due persone sulla barca a cui potrei chiedere. Sorry, can I ask you something? For you, what is the secret of the millionaires? You don't know? Sure? Ok, thanks. Il bro mi sa che dice un po' di cazzate, perché sa quella barca, lo sa, è come. Il mio bro quando faremo i soldi. Sta con il canestro, è spettacolare. Non è quella di Jimmy Butler. Ho visto una foto di lui che giocava a basket su New York. Sono davvero delle barche assurde, qua sono fin troppo grosse per incontrare il proprietario. Pieno di gente, ma i proprietari non si vedono. Black Legend Mandy e l'altra non so come cazzo si pronuncia. La barca di prima, Black Legend, oppure il fuoristrada personalizzato, che spettacolo. Posso chiedervi una cosa? Io sto facendo un video YouTube, no? In cui chiedo qual è il segreto dei milionari. Se la barca è vostra, posso chiedervi secondo voi? Beh, non lo so, se siete su questa barca in questo porto, cioè io mi aspetto che chiunque lo possa essere. No? Vabbè, grazie comunque, buona giornata. Quella là è la prossima preda. Can I ask you something? It's for my YouTube channel. The boat is yours? No? Ok. Che palle. Una cosa è certa. Se qualcuno in mezzo a tutte queste barche vorrà dirmi qualcosa, io col qualcuno lo scoverò. Perché per la legge dei grandi numeri, chiedendo a tutti,
ci sarà un povero Cristo che mi dirà qualcosa. Cristo santo, non si molla mai qua, non si molla un cazzo. È enorme, una crociera. Il tapirulan lì dentro. Questa barca è dello stesso tipo in teoria e lì Black Legends, se Black Sails, ma sono tutte particolarissime, tutte nere, rosse, sono particolari. Ma sta barca ha la piscina. Lì c'è Totorino. Io devo chiedergli a Totorino. Can I ask you one question? What is the secret of the millionaires? For doing a lot of money. Hard work. Hard work? And what work you do for do a lot of money like this? What work? If you... Any kind? Okay. Thank you a lot. Goodbye. Allora, abbiamo avuto la prima risposta. Tutti dicono un po' work hard, lato buono. Non mi ha risposto che lavoro facesse, perché secondo me magari qualcosa di marcio c'era. Totorino lì. Quella era una barca davvero enorme comunque, Sta barca. Sorry. The boat is yours. Sorry? The boat is yours. Sì, che è sua. Vabbè, il socio non voleva rispondere, un po' stronzetto. Sorry. Can I ask you one thing? It's for my YouTube channel. I ask to the millionaires what is the secret of the money or like this. What's the secret of what? Of the money for became millionaires. You have to want to, yeah. Ah, okay. Okay, and what work you do for do all this? You invest? Okay, thank you. Ragazzi, sta succedendo l'incredibile. Passo sopra. What is the secret of the money for you? It's no, you have to want, you have to want to make money, and you have to do more than other people. You have to work hard, really hard. So wake up early, work harder than everybody else, and sort of make it up. I buy companies and I sell companies. Ah, okay, you buy and sell. Yeah. And you are born just rich, or no, you do? I was not born rich. So and I remember in my fourth or fifth grade in school, so I was like 10 years old. Okay. The teacher asked all the classes, what do you want to do or what do you want to be when you're old? And I said just one thing, I want to be rich. I want to be... But rich is, the purpose of rich is to have freedom. Yeah. Freedom of choice. That's the purpose of being rich. Yeah. One thing, how you start to do money? I don't think sell and... No. I started loading and offloading airplanes at the airport. Ah, okay. For FedEx, Federal Express, FedEx, you know FedEx? Yeah, I know FedEx. Yeah, right, so when they opened up in Europe in 1985, that's how I started, and then I worked myself up. And you study a lot of, or a little bit? I didn't study at all. Nothing. Well, I have a high school degree. Yeah. And the university is not a must? No, it's your head and your will, your power. Okay. Thanks a lot. You're welcome. Enjoy. Goodbye. Take care. Bye-bye. Ragazzi, è successo una cosa incredibile. Sono salito. Sono un cazzo di yacht. Thanks, goodbye. Che yacht. Adesso vado a lezioni di inglese perché se io avessi saputo meglio l'inglese avrei tirato fuori molto di più da quel discorso. Però che cazzo ho appena fatto? Assurdo. Cosa ho detto prima? Ho detto se c'è qualcuno in questo porto che mi potrà dire qualcosa io lo scoprirò. Perché bisogna perseverare. Il bro ce l'ha appena detto, cioè ci ha appena insegnato che bisogna lottare fino alla fine. Però questa è l'ultima delle conferme che io ho avuto. Almeno 7-8 no da persone che mi guardavano male. Mi dicevano quasi vattene a fanculo facendomelo capire. Ma io ho continuato, non mi sono dato per vinto. E sono riuscito pure a salire su un cazzo di yacht. Comunque persona gentilissima, cioè lui non è nato ricco, si è fatto tutti i soldi da solo. Secondo me questa è la differenza. Quando una persona è ricca e intelligente molto spesso è anche più gentile verso il prossimo, perché sa cos'è l'umiltà. Se uno nasce già ricco
è molto più facile che abbia la puzza sotto il naso. Invece lui, che è partito dal nulla, cerca di aiutare le persone che partono dal nulla come me. Quindi persona davvero squisita, gentilissima. Dovrebbe esistere più gente così. Adesso purtroppo devo andar via, però vi posso assicurare che ci saranno altri episodi. Scopriremo qual è il segreto per fare milioni, se esiste, nel prossimo episodio. Mi guardo tutti i guardi, posso capire perché.